Sergio Ramelli fu aggredito il 13 marzo 1975 da studenti della facoltà di medicina dell'autonomia operaia con colpi di AZ-36, una chiave inglese lunga 45 cm e molto pesante. Sergio Ramelli aveva 18 anni, frequentava l'ITIS Molinari, era simpatizzante per la destra italiana e in quella scuola, nell'ITIS Molinari, veniva considerato come un fascista, anche a seguito di un tema che fece durante un compito in classe dove condannò le Brigate Rosse, identificandoli come degli assassini. I temi vennero portati da un ragazzo nella sala professori. Mentre scendeva le scale, questi caddero nelle mani dei ragazzi di quinta che presero il tema di Ramelli e lo attaccarono nella bacheca. Dopo questo episodio ci furono molte telefonate intimidatorie anche al fratello. Il 13 marzo 75, come qualsiasi altro giorno, Sergio Ramelli tornò a casa col suo motorino verso l'una meno un quarto circa. Stava legando il motorino sotto casa sua e in quel momento venne aggredito a colpi di AZ-36. E riportò delle gravi contusioni alla testa e fu subito portato in ospedale, dove restò in coma fino al 29 aprile 1975, quando morì. Morì a causa di una polmonite, dice il referto. Si pensa che durante la notte all'interno dell'ospedale venivano aperte le finestre per far così ammalare il ragazzo da parte di infermieri o comunque del personale. Le finestre aperte le trovava tutte le mattine la madre di Sergio Ramelli. Sergio Ramelli era un ragazzo come tutti gli altri, aveva una ragazza, aveva una passione per il calcio, era tifoso dell'Inter e lo praticava in una squadra proprio vicino a casa sua. Non era un ragazzo violento, anzi era un ragazzo tranquillo e che non apprezzava le violenze. Il periodo in cui Sergio Ramelli era in coma era un periodo molto violento. Infatti il 16 aprile del 1975 morì un altro ragazzo che era Claudio Varelli. L'aggressione di Sergio Ramelli non è stata casuale, perché lui infatti è stato identificato attraverso delle foto scattate mentre stava pulendo con delle scritte fasciste sui muri dell'istituto in Molinari. Di Sergio Ramelli non ne sapevo praticamente nulla, forse perché ho origini non italiane e quindi i miei genitori non ne sapevano anche loro nulla, ma mi colpì subito la sua storia. Non pensavo che negli anni 70 ci fossero tutte queste complicanze per un ragazzo. Venire colpito da un AZ-36 più volte al cranio e rimanere in coma così non mi sembrava una cosa normale. Io nel mio mondo di adesso, diciamo, non avevo mai pensato che potesse accadere una cosa del genere. Mi ha fatto veramente tanta impressione il fatto che comunque fosse un ragazzo della mia età e tornando a casa semplicemente dopo scuola potesse essere colpito a colpi di AZ, appunto, questa grande chiave inglese molto pesante.